Ciao e benvenuti in Via Atlet. Come migliorare spalle e addome? Una delle parti del mio corpo in cui sono migliorata maggiormente in questi anni sono sicuramente le spalle. Ho sempre desiderato avere spalle piene e definite e quindi anche negli allenamenti gli ho dedicato la giusta attenzione. Un altro gruppo muscolare che in realtà pensavo di non avere sono gli addominali, ma perché in realtà non li allenavo nella maniera corretta e non li allenavo con i sovraccarichi. Oggi andiamo insieme a vedere una mia routine settimanale di allenamenti spalle e addome che potete provare anche voi. Andiamo! Giorno 1, primo esercizio, spinta in alto manubri seduta, testa e alta schiena a contatto con la panca. Lo schienale non deve essere esattamente a 90 gradi ma leggermente inclinato. Partite con i manubri a contatto con le spalle e ogni volta che scendete arrivate sempre a sfiorare nuovamente le spalle. Faccio 4 serie da 8 ripetizioni, riposo 2 minuti. Secondo esercizio, alzate laterali, manubri in piedi. Sicuramente il mio esercizio preferito per le spalle. Parto con i manubri a contatto con le gambe. Salgo con le braccia leggermente piegate pensando di andare a spingere in fuori i manubri. Le scapole non devono essere chiuse, quindi la traiettoria di salita è leggermente avanzata. Mi fermo quando arrivo con il braccio parallelo al terreno. Faccio 3 serie da 12 ripetizioni, riposo 90 secondi. Alzate laterali al cavo basso. Tutte le accortezze usate con i manubri le riporto anche al cavo. A differenza dei manubri, i cavi ci permettono di avere una tensione costante per tutto il movimento. Con una mano mi tengo e con l'altra lavoro, pensando sempre di spingere la maniglia verso fuori. Qui solitamente inserisco uno stripping, quindi 12 ripetizioni, abbasso subito il peso e riparto andando a cedimento con il peso più leggero. Faccio 3 serie con 90 secondi di riposo. Passiamo all'addome. Faccio un superset con dei crunch con la corda al cavo più dei sit-up a terra. 4 serie da 15 più 15 con 30 secondi di riposo. Nel crunch ricordatevi sempre di chiudervi cercando di avvicinare il petto alle gambe. Ok ragazzi, giorno 1 finito, dopo 3-4 giorni possiamo andare a fare un giorno 2 che adesso vediamo insieme. Ricordatevi che se per un periodo volete dare maggiore enfasi a un determinato gruppo muscolare va sempre inserito a inizio seduta. Andiamo! Giorno 2, primo esercizio, shoulder press machine. A differenza dei manubri, il macchinario, essendo guidato, ci permette di concentrarci al massimo sul muscolo target. Anche qui, come sulle spinte in alto, devo sfruttare tutto il range di movimento, quindi devo fare una discesa completa. Faccio 4 serie da 10 ripetizioni. Riposo 90 secondi. Secondo esercizio, alzate laterali manubri seduta singole. Anche per questa variante di alzate laterali valgono i medesimi concetti visti nel giorno 1, quindi gomiti leggermente piegati e penso a spingere il manubrio verso il fuori. Posiziono una mano sul fianco o sul sellino della panca e con l'altra lavoro. 12 ripetizioni con il braccio destro, 12 ripetizioni con il braccio sinistro, riposo un minuto e ripeto 3 volte in totale. Terzo esercizio, face pull alla pulley con corda. Finiamo con i deltoidi posteriori, vado a fare un face pull con la corda alla pulley. Se volete potete farlo anche in piedi, io preferisco lavorare da seduta. Devo lavorare con le spalle basse ma con i gomiti alti, solo in questo modo andremo a colpire la parte posteriore dei deltoidi. Faccio 3 serie da 15 ripetizioni con un riposo di 60 secondi. Concludo con l'addome, faccio ancora un superset con dei crunch all'hyper extension più un leg raise a terra. 4 serie da 15 più 15 con 30 secondi di riposo. Nel crunch ricordatevi sempre di chiudervi, se siete più esperti potete mettervi un peso al petto. Ok, fine della routine, 20 serie totali, abbiamo lavorato su varie traiettorie e vari rep range per andare a colpire a 360 gradi il nostro muscolo target. Provate anche voi questo allenamento, fateci sapere e al prossimo video!